Questa nuova DR3 è impostata in modo da accogliere la tipologia di veicolo oggi più richiesta, il crossover compatto. E infatti è lunga 4.200 mm, 4,2 m, ed è a seduta alta. Vi faccio vedere il punto H. Questo è il punto H, 280 mm dal pavimento e 615 da terra. E soprattutto la distanza minima da terra degli organi meccanici è 165 mm, quindi tutte misure in linea con la tipologia crossover. Anche gli angoli di attacco e di uscita, 23 gradi davanti, 26 dietro e 20 l'angolo di dosso. E lo stile risulta decisamente accattivante, con delle ruote civili impreziosite da Michelin Primacy, con delle misure giuste, perché sono 205/50, quindi fianchi non troppo sottili, su cerchi da 17, che fa un diametro teorico di 637 mm, di poco inferiore a quello delle sue concorrenti. Anche la misura dell'altezza è perfettamente centrata, 1570 mm, inferiore a quella delle sue concorrenti, che regala snellezza a tutto l'insieme. In realtà questa diminuzione di altezza è stata effettuata a scapito dell'altezza interna. Dal punto H al tetto, 960 mm per i posti anteriori e 930 per quelli posteriori. Ma assolutamente il risultato finale in termini di stile è molto accattivante, molto gradevole. Tuttavia, le auto moderne devono avere uno stile fortemente integrato con la parte tecnica e quindi andiamo adesso in officina a vedere come è realizzata la sua base tecnica, motore, autotelaio, sospensioni e sistema sterzante. Ed eccolo il motore della DR3, un 4 cilindri 1.5. Ovviamente è disposto in maniera trasversale, anche se il coperchio è disegnato in questo modo. E qui lo vedete meglio. Solita disposizione trasversale con il cambio, collettore di aspirazione lato abitacolo e collettore di scarico lato fronte. Come potete vedere bene, non è un motore turbo, è un motore aspirato e l'impianto di iniezione è un impianto multipoint, quindi non iniezione diretta. Un impianto multipoint che sembra Marelli, infatti il corpo farfallato è Magneti Marelli, la centralina è marchiata Magneti Marelli e il cablaggio è marchiato Bosch. Nonostante che la potenza sia quella giusta, perché 106 cavalli a 6.000 giri, quindi grosso modo è la potenza dei suoi concorrenti, gli altri sono però orientati sui tre cilindri turbo con intercooler, con doppio variatore di fase che gli permetta la funzione scavenging. Che cos'è? Beh, alla fine della compressione fanno un lavaggio ulteriore della camera, incrociando molto le fasature per migliorare la carica fresca. Risultato? Qui siamo a potenza specifica 70,8 cavalli litro, contro i suoi concorrenti, come vi dicevo, tre cilindri turbo che viaggiano sul 92-125 cavalli litro. Ma ancora più evidente è il nostro parametro, cioè il prodotto tra la velocità media del pistone, che è indice di bontà meccanica, e la PME nella camera di combustione, una specie di coppia specifica. Bene, qui arriviamo a 167. I suoi concorrenti viaggiano a livello di 290-300. Il parametro, come vi ho detto altre volte, permette di confrontare in maniera omogenea i motori tra di loro senza tenere conto del numero dei cilindri e della cilindrata. E questo confronto, come vi ho spiegato, è abbastanza infelice. Altre cose particolari che vediamo qui nella motorizzazione. Intanto, dalla mancanza del supporto motore su questo lato, immagino che la sospensione motore non sia baricentrica e quindi è una sospensione che poi comunica all'abitacolo una tipologia di vibrosità piuttosto ampia. La presa aria, che è situata nella posizione migliore perché qui arriva l'aria fresca, però la vedete è di plastica rigida e soprattutto non ha nessun volume di espansione che renda possibile l'abbattimento della rumorosità. Idem per quanto riguarda il collettore di aspirazione, che è molto compatto, ma senza tutti quei dispositivi che ne abbassano la rumorosità.
Vedremo poi in pista quale sarà il livello. Le differenze con i suoi competitor dovute proprio all'unità motopropulsore, quindi insieme di motore e cambio, si vedranno nei tempi di accelerazione e soprattutto nei tempi di ripresa e nei consumi di combustibile. Oltretutto il rapporto peso-potenza, considerando il peso di questa vettura in standard A, che è lo standard omologativo, ci porta a 13,8 cavalli al chilo. E quindi, anche semplicemente a calcolo, risulta impossibile scendere nella prova di accelerazione 0-100 sotto i 14 secondi. Il centro prove nella prova di accelerazione 0-100 km all'ora ha rilevato 14,65 con l'alimentazione a benzina e 14,88 con l'alimentazione a GPL. Inoltre il cambio è un cambio meccanico a 5 marce, con le prime tre marce molto distanziate fra di loro e quarta e quinta ravvicinate. Il fatto di avere le prime tre marce molto distanziate provoca nella partenza da fermo, nella parte di accelerazione, al cambio marcia un calo di giri notevole e con questo anche un calo del regime di potenza. E questo contribuisce chiaramente a ridurre la prestazione di accelerazione. La differenza comunque maggiore rispetto alla sua concorrenza è proprio nei consumi di combustibile, dove i dati sempre rilevati dal centro prova nel percorso RDE di 4 ruote mostrano un incremento dovuto a questo motore e a questo cambio rispetto ai suoi competitor con motori turbo e cambi a 6 marce, addirittura del 30% nel consumo medio. Finiamo con la parte motopropulsore andando a vedere come è realizzato il sottoscopo. E vedete che qui non c'è nessuna paratia che chiuda la parte motopropulsore che servirebbe a ridurre la rumorosità e la presenza motori in abitanti. In particolare alcuni elementi significativi. Beh, il cambio è un due assi, come facile intuire, essendo un 5 marce, e soprattutto una variante rispetto alle sue concorrenti piuttosto obsoleta, questa è la pompa di pressione per la guida idraulica. E è una pompa ZF fabbricata in Cina e qui vediamo la guida che comanda la sterzatura delle ruote di tipo idraulico. Poi ne parleremo quando parleremo di sospensioni. Per quanto riguarda la parte di trasmissione, i due semiassi sono di lunghezza diversa ovviamente e il semiasse di sinistra più lungo è però corredato da una massa aggiuntiva che riduce le rumorosità dovute ai battimenti degli assi di trasmissione. E adesso passiamo alla sospensione. La sospensione anteriore, come facilmente vedete, è di tipo MacPherson, come tutte le sue concorrenti, anche se di generazione un po' più vecchia, e lo vedete e lo capite bene dall'attacco del corpo dell'ammortizzatore con il montante ruota. Vedete che è realizzato con una piastra di acciaio chiusa con delle viti, quindi è meno rigido degli attacchi di ultima generazione. E questo può provocare nella ruota esterna alla curva, quando il pneumatico sviluppa il suo grip laterale, un po' di perdita di camber, con la conseguenza che la pressione nell'area di contatto non sarà più così omogenea e quindi una riduzione del camber. Come vi dicevo, per quanto riguarda la guida è di tipo idraulico, per cui non può assolutamente essere utilizzata poi per futuri sviluppi di guida autonoma, la cosiddetta ADAS, e per questa guida faremo poi una prova specifica su pista per valutarla, perché oggi come oggi le guide elettriche hanno superato in prestazione le guide idrauliche. Ultime osservazioni su questa sospensione: i dati di assettaggio sono tutti molto buoni. Cominciamo dall'angolo di caster, che determina l'angolo rispetto alla verticale dell'asse di sterzo, che è più 4 gradi, quindi un valore ottimale che permette un buon recupero, un buon riallineamento della vettura. La convergenza è ad aprire, toe out, anche questa secondo la mia esperienza è molto valida, con un'apertura di 6 primi, e lo stesso camber statico è con una leggera apertura di 5 primi, è negativo. Tutte cose che vanno in linea con un comportamento sterzante e ottimale. L'unica cosa che è indietro rispetto a questi set molto buoni è l'angolo di kingpin, cioè l'inclinazione trasversale dell'asse di sterzo, che è molto elevato, 13 gradi.
E adesso andiamo a vedere la sospensione posteriore. Analizzando il sottoscocca andando verso la sospensione posteriore, soffermiamoci un attimo in questa zona dove la tubazione di scarico incrocia la traversa. E questo disegno della traversa, completamente piatta, con il tubo di scarico che la passa al di sopra, è molto valido dal punto di vista del comfort e dell'NVH, perché la traversa piatta così ha una sua rigidezza flessionale molto alta e una frequenza propria di oscillazione molto alta che toglie una parte di rumorosità che certe volte si avverte. Correndo verso l'indietro, qui vediamo i longheroni principali che sono tutti disegnati con un andamento abbastanza rettilineo, senza curve ad angolo retto, e questo è molto valido per il crash, e ulteriori longheroni che sono rinforzi per il crash frontale. E finalmente arriviamo alla sospensione posteriore, che come vedete è un ponte torcente o semiassi interconnessi, e questa è la barra che appunto interconnette i due semiassi e funziona sia per la geometria e sia anche per la riduzione del rollio. Ma all'interno di questa struttura esiste una vera e propria barra di torsione che aiuta il comfort in quanto permette di aumentare la flessibilità delle molle. È una soluzione usata da tutti i suoi concorrenti, quindi oramai ponte torcente sui crossover di segmento B è la soluzione universale. Dove sono le differenze? Bene, i dettagli. Guardate un attimo questo, la cerniera di attacco del ponte torcente al body. Beh, questa, il punto di attacco viene molto in basso e questo si troverà nelle condizioni normali di funzionamento più in basso del centro ruota. Cosa significa? Che quando la ruota si alza per superare un ostacolo, siccome la sua cerniera è più bassa del centro ruota, non guardatela adesso che la sospensione è tutta scarica, immaginatela quando lavora, allora quando si alza, dovendo ruotare intorno a questo asse, andrà anche in avanti, ed è la spiegazione di perché quando si trova uno scalino in positivo alto si sente questa sensazione di aggancio dovuta al ponte torcente. Comfort per i passeggeri posteriori diminuito, ma ripeto, tutte le sue concorrenti sono così. Prova di accelerazione, partenza da fermo. E qui abbiamo sentito che il controllo di trazione ha subito tagliato il motore, addirittura creando uno scalino. Cambio marcia a 6.000 giri e vediamo che a causa della notevole distanza abbiamo una perdita di 2.000 giri, da 6.000 a 4.000. E questo spiega il tempo registrato dal centro prova, perché l'accelerazione 0-100 non è possibile farla con il motore sempre alla potenza massima. Nella prova di ripresa, tipicamente in quinta marcia da 70 a 120 km all'ora, questo motore aspirato non può certo competere con le potenzialità dei motori turbo. Dai 30 secondi misurati dal centro prova appunto in questa manovra si può scendere ai 21 con le motorizzazioni turbo, ma soprattutto con questa quinta marcia che realizza 30,84 km all'ora a 1000 giri, è forte la presenza motore, lo sentite. Teniamo conto che a 130 km all'ora velocità autostradale, a causa della quinta marcia corta, questo motore deve girare a 4250 giri contro i 2007 di un motore turbo equipaggiato con cambio a 6 marce. E adesso facciamo una prova specifica che è diventata basilare per i collaudatori nello sviluppo del sistema sterzo, il chain sweep, cioè lo sterzo si muove di un angolo costante ma a frequenza via via crescente. E qui vedete che già subito all'aumentare della frequenza l'auto diventa muta, non imbarda più, l'accelerazione laterale è zero, mentre avrebbe dovuto continuare. Risultato? Uno sterzo lento, non comunicativo, soprattutto la coppia volante, cioè quello che si sente sulle mani, non ha feeling, per cui rende impossibile guidare con precisione. Test doppio cambio di corsia con ESP escluso. E qui, a causa dell'elevato rollio in aggiunta al ponte torcente,
che in oscillazione asimmetrica tende a far divergere la ruota in appoggio, come vedete la stabilità è facile perderla, per cui bisogna correggere notevolmente con il volante, ma viene fuori qui la carenza del sistema sterzo. Proviamo a inserire l'ESP, tutto diverso, perché l'ESP, che è tarato molto bene, la tiene assolutamente in linea e, come vedete, non devo fare nessuna correzione con il volante e la macchina rimane perfettamente stabile. Bene, questo è un buon lavoro dell'ESP grazie a una buona taratura. In sintesi, in un percorso come questo, dove ci sono accelerazioni, riprese, curve ripetute, vengono fuori i difetti che abbiamo visto prima nelle prove specifiche. E quando la meccanica non è allo stesso livello dello stile, che qui oramai ha raggiunto, come abbiamo visto, un ottimo valore, bisogna considerare che i risparmi nel prezzo comportano certe rinunce. La piacevolezza di guida e addirittura anche il costo di mantenimento in termini di spesa per il combustibile. Ma allora il fenomeno DR come va considerato? I tecnici della DR hanno lavorato in questi anni a stretto contatto con i cinesi, si sono guadagnati il loro rispetto, la loro stima e soprattutto hanno incrementato la loro competenza, per cui sicuramente avranno da qui in poi un maggior spazio nell'ambito della progettazione, un maggior potere decisionale nell'ambito della progettazione e dello sviluppo, e quindi potranno sviluppare delle meccaniche finalmente integrate e adeguate a questo stile. Dal punto di vista dell'azienda Italia, questo è sicuramente un vantaggio da considerare.